dimensione, dislocazione, comporta dei costi che al giorno d'oggi non sono sostenibili. Quindi sarebbe una struttura aggiuntiva che va poi a gravare sul cittadino. Mentre invece la soluzione che dobbiamo percorrere è quello di un convenzionamento con le imprese limitrofi, cioè condividere le forze, coordinare le attività per essere più capillari e presenti sul territorio. Questo sicuramente va fatto. Un'altra domanda? Comandante, dice che peraltro i consorzi non sono, cioè non è più possibile istituirli. Convenzioni ma consorzi. Un'altra domanda, se l'attuale amministrazione sta pagando lo scotto di scelte e di gestioni della passata amministrazione o se invece sta rilevando nel tempo degli aspetti che non aveva calcolato e degli imprevisti che non pensa di dover affrontare ad oggi. I numeri parlano chiaro. Circa 10 anni fa il personale organico era di 7 persone. In pochi anni, cioè a decorrere dal 2005 dicembre, se non erro, 2000, esatto, l'organico si è ridotto a 3 unità. 3 unità, veramente, possiamo pensare di ottimizzare il lavoro di ufficio con gli LSU e questo sarà fatto. Di fatto però le persone hanno orari di lavoro, sono effettivamente 6 ore al giorno per 6 giorni lavorativi, i turni si estendono su 2 turni, a volte un po' più al prolungato la sera. Di fatto però quello che ci penalizza è il numero, è molte ore che per fare un'attività capillare costante necessita peraltro di una squadra di 2 persone. E quindi di fatto la limitazione, la restrizione diventa una strozzatura su cui col patto di stabilità, coi vincoli che abbiamo sul personale non ci sono motivi di fuga, non ci sono molti perdite. Ultima domanda arrivata in streaming, cosa pensate di fare, che provvedimenti vorreste prendere con la villa diroccata che c'è in fondo al pascolo dei tedeschi? La casa diroccata? Esatto. La casa diroccata, la proprietà, sta proponendo all'ufficio tecnico la sistemazione, la ristrutturazione dell'immobile. Quindi quanto prima dovrebbe essere sistemato. Di fatto l'edificio è, dicono, sotto controllo, però la cosa è a volte la situazione varia di giorno in giorno. Quindi sembra vuoto.